Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Riccardo Bottitta. Siamo tornati con God of War Ragnarok e siamo di nuovo con Thor, ragazzi. Dopo che abbiamo deciso di andare di nuovo da Odino per non farsi aspettare dell'uccisione di Heimdall, che sia stato Kratos. Ragazzi, ma io penso che Odino già lo sospetta questa cosa, quindi o farà il doppio gioco o non so, ragazzi. Qui c'è uno scrigno. Cosa pensi di dire quando le rivedrai? A Sif e Trud, dico. Se il padre di tutti è soddisfatto, non importa. Senti, ragazzo, non devi risolvere i miei problemi familiari. Trova la maschera e andiamocene. Sì, ragazzi. Thor l'abbiamo trovato in una taverna, tutto ubriaco. Diciamo che ha un po' di problemi familiari. Di qua, pare ci sia un sentiero. Forse è qui Thor. Sentiero in arrivo. Stiamo trovando. Ti piace questa libertà? Stare qui senza tuo padre che ti guarda le spalle. Io. Beh. Sì, credo. È diverso dalle mie abitudini. In senso buono. Stiamo cercando l'altro pezzo di maschera. E presto penso che scopriremo cosa c'è in. Nello squarcio verde che. Di cui è fissato Dino, ecco. Pare che dovremo salire su quella rupe. Il che significa. Basta pensare! È più divertente quando me l'aspetto. I metodi di Thor. Campi di nebbia. Non mi piace. Beh, ci siamo. Forse. Ora controllo. Da quel lato, però. Qui cosa c'è? Una lapide? Sì, ovviamente non ci interessa per adesso. A nostro livello. Non stare a rialzarti. Non mi piace sto posto. Aio, che. Che c'è? Ah, l'ho ucciso lui, a posto. C'è un altro. Chissà dove porta. Dov'è quest'altro pezzo di Thor, maschera? ecco, spero che andrà tutto bene quando rivedrai Sif e Trud. Beh, sperare è meglio di pensare. È un inizio. Insomma. Thank you.
ladri! Torre col suo Mjolnir. Ma cos'è questo? È qui? Ci siamo. Preso. Vai. Per poco. Ma grazie, Thor. Non stavo per perdere. Loki. Ce l'hai fatta. Grandi cose ci aspettano. Tutto lavoro da fare insieme. Non c'è di che. Scusami. E tu perché mai sei qui? Suo padre ha ucciso Heimdall. Forseti alle prove. Prendetelo. No. Lasciatelo in pace. È un ordine. Dicevate che sangue a Aesir non sarebbe stato versato. Che la famiglia è una priorità. Non credete che questa sia la punizione per la sua presenza? L'hanno scoperto. Lui ha messo vostra nipote in pericolo e reso infelice vostro figlio. Loki non ha ucciso Heimdall, è stato suo padre. Tua figlia è grande abbastanza per compiere qualche sbaglio. E tuo marito ha ricominciato a bere di sua spontanea volontà. Puoi andare! Voi due, una parola. Non lo vedi quello che succede? Lui non ci sta proteggendo. Magni, Modi, i nostri ragazzi. Gli raccontavamo le storie accanto al fuoco. Te lo ricordi? Intagliavamo dei cavallini di legno. Giocavamo e ridevamo fino al tramonto. E loro ci si addormentavano in braccio. Sono stati sacrificati solo per risolvere i problemi del padre di tutti. E per che cosa? E se ora toccasse a Trud? Vuoi vedere che Torre si schiera con noi? Mi hai messo contro mio padre e mia figlia. Non so di cosa stai parlando. Lo sai, finalmente posso darti una vera lezione, Jotun. Hey, spero Sindri abbia ragione. Sarebbe stato a noi. Oh, tu sì che sei esperto di fughe. Atreus. Meno male che Sindri ci ha dato quella cosa. Però adesso stai l'abbiamo. Bene, meno male. L'abbiamo noi. Tempo, ma credo di aver tagliato ogni ponte con Asgard, Amy. Aspetta, che ci facevi qui? Sindri ci ha detto dove arrivavi in caso di problemi. Ah. Oh, pensavo che stessi esplorando senza di me. No, ragazzo. Tuo padre era preoccupato. Ma già che ne parli... Mimir. Fratello, ti prego. A casa siamo in tanti e c'è tensione. Non ti manca andare all'avventura tutti e tre insieme? Rimandando l'inevitabile. Esatto. Non è una brutta idea. Voglio mostrare la maschera a tutti, ma non c'è fretta. Sì, ma Odino la cercherà ora sta maschera, giusto? Non so. Cioè, meno male che avevamo quella cosa che ci ha dato Sindri. Perché Thor era intenzionato
colpirci. Cioè, Thor al posto di prendersela con suo padre. Oh, vabbè, è suo padre, appunto. Sono tornato, Jed. Ce l'hai fatta. Andrò da Tyr. Eccolo. Se siete qui per restare, sedetevi al tavolo. Visto? La chiave l'ha fatto tornare a casa. Con un semplice tocco di martello. La magia nanica non ha senso. Vero? Lunda una volta mi aveva fatto una corazza usando latrati di cane. Sei tornato? Devo ancora capire. Stai bene. Come. Sto bene. Spero che sia valsa la pena sbloccare quest'affare. Ce l'hai? Cosa ti ha mostrato? Non l'ho potuta usare. Hanno scoperto di Heimdall, sono dovuto fuggire. Ma così nemmeno Odino la userà. Ma se non hai ottenuto risposte dalla maschera, hai solamente rubato il più grande tesoro di Odino. Ecco. Dopo che tuo padre ha ucciso il suo più fedele alleato. Nessuno è salvo, nemmeno qui. Esatto. Non c'è altra scelta. Troviamo Surtur, suoniamo il Gjallarhorn e condanniamo Odino. Ora. Bruceresti ogni anima di Asgard e la definiresti autodifesa. Propone mai dei piani o schifa solamente quelli altrui? Il piano più scontato ce l'hai davanti. Non ci serve che la usi, Odino. Possiamo intrufolarci ad Asgard e usarla noi stessi, sotto il suo naso. Accediamo alle conoscenze necessarie per spezzare del tutto la profezia di guerra. Ma il problema è uno, non avete modo di entrare ad Asgard? Hanno quel grande corno, no? Oh, quindi ti aspetti che si intrufolino ad Asgard e diffondano il suono del corno nei regni? Mi aspetto che tu mi baci le chiappe! No. Per favore, voi pensateci. Pondere il piano di Tyr. Cioè, quindi siamo pronti ad avviare il Ragnarok. Sì, diciamo che siamo giunti a quello, ragazzi. Che ne pensi? Aspetta, Freya. Prima voglio vedere un po' Brock cosa ha qui. Oh, non sarò io a mettere in atto i tuoi piani. Ma ti ascolterò non appena avrai capito cosa fare. Qualcosa per il ragazzo? Sì, potenzia l'arco. Grazie. Potenziala ancora. Mi farò buon uso. A posto, livello 3. A posto, ragazzi, siamo pronti. Oh, quella maschera emana una magia molto antica. Chi l'ha fatta? Non si sa, ma ci è stato detto che ha risposte per ogni domanda. Vai. Questa maschera, le facili risposte che promette. Io so una cosa, le scorciatoie si pagano sempre. Atreus, tu che l'hai portata, cosa ne pensi? Penso sia un'occasione. Se va male, avremo qualcosa che Odino desidera. Se va bene, se ci darà davvero le risposte, creeremo la nostra strada. E nessuno dovrà morire. Grandioso. Ora ci serve un modo per arrivare ad Asgard. Come ci andiamo? Lo so che sono stato un peso per voi. E che vi siete chiesti perché mi avete tirato fuori da quel buco. L'ho fatto anch'io. Ma ora mi è chiaro. È a questo che servo. Questo è il mio scopo. Per l'ultima volta impugnerò la mia lancia e io vi condurrò ad Asgard. Come, aspetta. Scusami, ma se tu hai accesso ad Asgard, perché cazzo non ci hai detto niente per tutto questo tempo? Fratello, è una domanda più che legittima. Tu ci hai precluso Asgard. Tu ci avresti fatto uccidere tutti. E a Loki serviva tempo per trovare il suo destino. Ed eccola qui. Tutto per arrivare a questa. Se riusciamo a entrare, io andrò a cercare Odino. Io non ti fermerò. Faremo entrambe le cose. Giusto, fratello. Se la maschera non ci darà via di fuga, avremo comunque un vantaggio su di lui. Per me va bene. Facciamolo allora. E presto. Prima che ci veda arrivare.
E lui odia le sorprese. Frena, maledetto spilungone! Io voglio sapere tutti i particolari di questa nuova strada per Asgard di cui parli. Avanti! È un'antica strada, non ci si arriva da qui. Da dove allora? Prendo le mie cose e te lo mostro. Ma se non hai un bel niente? E dove te ne vai con quella maschera? Brock! Ecco. Appartiene al ragazzo, se l'è guadagnata. Tu non hai preparato altro che passabili sciacquabudella. Brock, va tutto bene. No, non è vero. C'è qualcosa che non va. Non sì. Tutti i pezzi combaciano come dovrebbero. Ecco, perché mai lui ti chiama Loki, per dirne una? Tu lo sai che non è il suo nome. Ehi! Sto parlando con te! No! Ti mai di parlare? No! Di tutte le cose. Ma che cazzo? Ragazzo, e affronta me! Dì a tuo fratello di lanciarmi la maschera e lo farò! Smettila di muoverti! Freya! Era Odino! Lui muore! Che cosa? Non faceva parte del piano, ma se lui muore siamo pari per Heimdall. E sinceramente, ci avete guadagnato! Io ti ucciderò! Pianifica questo. Anche a me fa piacere rivederti. Frey, ti prego. Non puoi stare in due posti nello stesso momento, Frigg. Ehi, che nessuno si muova. O ve ne potreste pentire. Mi pento di molte cose, ma ucciderti non sarà fra queste. Lascialo andare. Io sono quello che comanda qui. Lanciami la maschera. Subito. Oddio. Peccato, ragazzo. Sarà guerra alla fine. Oddio, ragazzi. Cioè, Odin è stato tutto il tempo con noi. Era Tyr. Non era Tyr quello allora. Devi farlo. Lui non può. Non puoi. Magari se io ritornassi al lago. Smettila. Lo so cosa hai fatto. E ti perdono. Non ci credo, ma ragazzi. Tu devi smetterla. Devi lasciarmi andare. No. Brock. Ti voglio bene. No, no. Tutto questo tempo. Allora, cosa facciamo ora? Ora? Ora uccidiamo Dino e chiunque osi fermarci. Atreus. Vieni. Cosa? E dove? Non ha importanza. Dove vuoi andare? Sono senza parola. È finita, dice Kratos. Non puoi fuggire da tutto, Kratos. Odino non si fermerà se non lo fermeremo noi. Abbiamo bisogno di te. Vattene. Cosa hai in mente, Kratos?
Cioè, ragazzi, non ci posso credere. Padre, dove stiamo andando? A casa. Cioè, Odino era intrufolato a casa nostra, cioè era con noi, sotto forma di Tyr. Assurdo, ragazzi. Padre, io voglio andare a caccia. Ti seguirò. Ci siamo noi, Atreus. Cosa cacciamo? Cervo. Da che parte, ragazzo? Dalla parte del cervo. A caccia di conforto. Tutto quello che è successo ce ne andiamo a caccia. Ma Sindri dove l'ha portata Brock? Forse lì dove l'ha risuscitato la prima volta. Ma può rifarlo? Non penso, ragazzi. Vuoi parlare di ciò che è successo? Forse ho sentito qualcosa. Di qua. Vuole solo spazio. Cioè, però alla fine solo Brock l'aveva capito che qui c'era qualcosa che non andava. Tracce. In quella direzione. Atreus, la violenza ci cambia. Non sei debole se ne senti gli effetti. Tutti ne sentiamo gli effetti. Lo sta ancora qui, La direzione è giusta. Lì ci sono dei rami spezzati. Andiamo. Continuo a vederlo. Il pugnale. Brock. Il volto di Sindri. Figlio. Eccolo. Un cervo bianco. Gomito alto, preciso e senza fretta. Che c'è? Perché? Ora sta scappando. Anche noi scappiamo. Io non capisco. Quando un animale è ferito, deve fermare l'emorragia o morirà. Noi siamo stati feriti. E questa? Questa è una distrazione. Sì. È colpa mia. No. Dovremmo cercare Sindri. Credo di sapere dove potrebbe essere.
in effetti è lì che dobbiamo andare. No, a caccia, che cazzo. Cioè, possiamo prendere la slitta? Dobbiamo cercare. Devo riflettere su cosa gli dirò. Certo. Ovunque io guardi, mi ricordo dei miei errori. Le nostre azioni hanno delle conseguenze. Ricordarcene non è una punizione. Sembra di sì. Cioè, comunque, solo Brock l'aveva capito che c'era qualcosa di strano, ragazzi. Cioè, Tyr se ne stava andando con la maschera, perché non era Tyr, era Odino. E ora mi domando... Se solo... Non ti fossi fatto ingannare come noi? Avessi fermato un attacco che non potevi prevedere? Niente se, Atreus. Tuo padre ha ragione, nemmeno gli dei controllano certe cose. Io mi domando, ma il vero Tyr? Dato che quello era un falso Tyr, dato che... Era Odino, non era Tyr. Cioè, assurdo, ragazzi. Svan, Specchi. Che poi comunque sia Odino si trasformava in un corvo e poteva trasformarsi anche in qualcos'altro. In questo caso si è trasformato in Tyr, cioè... Qui. Però Brock, dai. Ma Fenrir dov'è? Non c'è. Può darsi che l'ha preso Angreboda. Tempio di Tyr. È lì che andiamo. Cioè, mi ha provocato una rabbia quella scena. Cioè, Tyr. Non era Tyr. Mimir. Esiste la possibilità di riportare indietro Brock. Sindri l'ha fatto una volta. Forse possiamo trovare il modo per rifarlo. Temo di no, fratellino. Ecco. Quando un'anima come quella di Brock è senza figlia, senza guida e abbandona la forma corporea, non può raggiungere il lago delle anime. Non è solo morto. Gli viene negato anche l'aldilà. È irrecuperabile. Se ne è andato davvero. Atreus, se ci fosse qualcosa da fare, ti giuro che lo faremmo senza esitare. Lo so. Colpa mia, sono stato stupido a sperarci. Come pensavo, ragazzi. Cioè, là, già lui era morto, resuscitato. Cioè, non può resuscitarlo un'altra volta. No, però... voglia di salire su una barca e salpare lontano. Lontano da tutto. Non puoi fuggire dai tuoi errori. È impossibile dimenticarli. Io ci ho provato. Già, ti seguiranno ovunque tu vada, fratellino. Già. Se devi farlo, salpa verso una meta. Faccio un'altra lapide intanto, ragazzi. Poi le facciamo.
reattore in fondo al ponte dovrebbe funzionare. Possiamo usarlo per andare al tempio. Ricorda, fratello, noi siamo diretti al tempio. Rimaniamo sulla slitta finché non raggiungiamo il tempio, fratello. Ah, qui dobbiamo andare, ok. Guardate il volto di Atreus, com'è triste. Atreus, perché sei sicuro che Sindri sia qui? È dove lui e Brock si sono riuniti. A riforgiare qualcosa che si era rotto. Sarà qui. Può darsi. Sindri. Sindri, io sono addolorato, io... No. Non ti voglio ascoltare. Tu non sai cosa sia il dolore. Vedi che è morta sua madre. Non lasceremo che Odino la faccia franca. Quell'Odino che tu hai fatto entrare in casa mia... Ci ha fregato tutti. Ma qualcuno è rimasto più fregato di altri, non è vero? Io ti ho dato tutto. La mia casa, la mia amicizia, il mio lavoro, i miei segreti, i miei tesori. E tu continuavi a prendere. E ora che cosa mi rimane? Nemmeno la mia famiglia. Parlavi di dolore. Ecco com'è provare dolore. Noi possiamo... Noi? Ma quale noi? Esisti solo tu. Costi quel che costi. Quello che puoi fare... è sparire dalla mia cazzo di vista! Vieni, Atreus. Lascialo stare. Ti lasciamo al tuo dolore. Io credevo fossimo parte della famiglia. Ed era così. Vabbè, per adesso è nel dolore, ragazzi. Per adesso vuole stare da solo, ecco. Comunque, che ha detto tu non sai niente del dolore, cioè... Sindri, vedi che è morta sua madre, cioè, cosa vuoi dire? Vabbè. Comunque, ragazzi, lasciamolo da solo per adesso. Poi vedremo. Non
Non c'è un modo di sistemare le cose, vero? No, ma so che mi sentirò meglio quando consegneremo Odino alla giustizia. Giustizia? Non è la giustizia che cerchiamo, è la vendetta. Ogni strada che percorro mi riporta alla vendetta. Esatto. Forse non ci rimane altro. Torniamo da Freya. Quando torneremo, noi andremo veramente in guerra. Siamo giunti a questo. Sì. Sì. Esatto. Qualsiasi cosa accade. Quando eravamo a Svartalfheim, in cerca di Tyr, non è questo che volevo. O che intendevo. Non se significava perdere Brock. Sì, Atreus. Lo sappiamo. Qualsiasi cosa facciamo, ragazzi. Abbiamo davvero portato via tutto a Sindri. Non badare troppo a ciò che viene detto nel lutto, Atreus. Anche se sembra giusto. Sì, per adesso vuole essere da solo, Sindri. Poi so che dobbiamo andare da Freya. Cambiare idea. Ma non mi dispiacerebbe stare qui a Midgard. Giusto un po'. Già, un'ultima avventura per sgomberare la mente da tutto quanto. Sì. Comunque dico, qualsiasi cosa facciano, faccia Kratos, soprattutto, lo porta sempre alla vendetta, perché è la sua natura, essere un dio vendicativo. C'era questo. I lupi ci hanno portato qui. Caccia di conforto. Torniamo da Freya. Siamo sicuri che Freya sia ancora a casa? Penso di sì. Odino ha usato l'ingresso sul retro anche come uscita. Senza il dannato corvo nascosto nello sgabuzzino, la casa dovrebbe essere sicura. E nella sua vendetta non rifiuterà gli alleati. Già, ora è la vendetta di tutti e non ci saranno Tyr fasulli a sabotarci le menti. Ecco. Ah, come ha schernito il desiderio di pace di Tyr. E il mio. Sì, perché in effetti, ragazzi, cioè, c'era qualcosa. L'ho notato subito che c'era qualcosa che non andava, però non avevo capito che era un dio fasullo. Cioè che era un Tyr fasullo. Perché comunque sia Tyr è il dio della guerra, però cercava la pace, cioè. C'era qualcosa che non andava fin dall'inizio. Ma non pensavo che fosse Odino, cioè una persona infiltrata. Cioè assurdo, ragazzi. Sei tornato? Sei con noi? Bene. È il momento. Il momento per cosa, di grazia? Il momento di unire i regni contro Odino, una volta per tutte. Tyr ha cercato di unirli. Il vero Tyr. Era ben voluto.
Ma persino lui ha fallito. Allora non possiamo fallire. O non rimarrà nessuno a poterci riprovare. Questo è il Ragnarok. E Odino conosce già tutti i nostri maledetti piani. Certo, abbiamo perso l'elemento sorpresa. Oltre a questo c'è un'unica via per Asgard e non passeremo inosservati. Il Gjallarhorn. Significa che entriamo dal Tempio di Tyr, qui. Il muro di Asgard è qua giù. Gli Ainirir saranno schierati a presidiare lo spazio tra i due. Il che significa che ci servono eserciti. Tutti quelli che vorranno accorrere. Armate che Odino non si aspetta. Solo per raggiungere il muro, per poter aprire una breccia, noi dobbiamo trovare Surtur. Ratatosker ci ha procurato questo. Andremo noi tre. Io so dove cercare. Splendido. Alleati, dunque. Su chi possiamo contare? Io andrò a Elheim per reclutare l'armata dei morti. E io tornerò ad Alfheim per unire gli elfi. Niente di meno. Vuoi riuscire a unire gli elfi dopo secoli di guerra? Infatti, c'è. Mi amano molto ad Alfheim. E tu? A Vanheim? Sì. Per cercare Sigrun e radunare le Valchirie. Midgard non ha esercito. Né Niflheim né Jotunheim. Rimane solo Svartalfheim. Vado io a Svartalfheim. Sindri! Rieccolo. Ne sei sicuro? Ho detto che vado. Così sia. Buona fortuna a tutti. Ragazzi, ci siamo. Si va a Muspelheim in cerca dell'ultimo gigante del fuoco. Quasi invidio le ardue imprese altrui. Ma che cazzo ci fa l'onda qui? Sono aperta, ragazzi. Prepara gli attrezzi. Il cane. Ehi, gente! Volevo solo dirvi che se vi serve qualcosa, mi trovate qui o nei vecchi negozi di Brock e Sindri. So che siamo tutti devastati da quel che è successo, ma sapete, a me per prima piace tenermi occupata. Ok. Vabbè, ragazzi, non dobbiamo prendere nulla. Quindi, più che altro le abilità dobbiamo vedere. Vabbè, questa è la Mare Chaos. Manca il livello 6. Dobbiamo sbloccare il livello 6 della lancia. Pure. Proseguiamo, ragazzi. Intanto sono rimaste tutte le missioni secondarie e poi le faremo casomai in live, vediamo ragazzi. Intanto ci dirigiamo a Muspelheim per cercare il gigante. Quindi sai dove cercare Surtur? Già. Ho svelato i segreti del suo altare mentre ero a Muspelheim con Thor. Thor? Sì. Non mi ha visto entrare. Mi preoccupa altro. Ora ascolta, quando troviamo Surtur, dobbiamo convincerlo a unirsi con sua moglie, Sigmara. Unirsi? Già, loro due si... fondono. Creano un gigantesco mostro per distruggere Asgard. Oh no. Sì. Quello che abbiamo visto nella profezia con Angriboda. Desolato. Ho alcuni dubbi relativi alle negoziazioni con Rasvelger a Elheim. Sono convinto che potrebbe essere più propensa a parlare con un membro dei... morti. Mimir, c'è bisogno di te. Oh, la morte ora è un'abilità? Immagino che questi due potranno cavarsela da soli. Fratello, se non ti dispiace. D'accordo.
Molte grazie. Assolutamente, ragazzi. Ehi, credo di riuscire a scorgere la fucina di Surtur. Ci ha rubato la testa. Vabbè, dai, proseguiamo un altro po'. L'ultima volta ci siamo stati con Thor qui. La moglie di Surtur. Lei dov'è? A Niflheim, credo. Auka! Se ci andiamo verso quella torre, potremo scorgere la fucina. Sì, vai. Attento! Ah, è da prigione. Muoversi! Mi chiedo se abbiano visto la loro profezia e si siano rintanati nei propri regni per combatterla. Comprensibile. Spero che capiranno perché il Ragnarok deve avvenire ora. Ehi! È l'altra metà del seme rotto di Muspelheim che abbiamo trovato. Possiamo portarlo a un passaggio mistico. Forse troveremo le prove di Surtur. Ah. Un'altra missione secondaria. Vabbè. Laggiù. Cosa? Ah, ci sono. C'è pure uno spettro blu. Cosa? Ma che c'è? Aspetta, qui mi sa che devo usare l'ascia. Vabbè, raga. Sono già stato qui e quella volta ho visto qualcosa che sembrava una fucina. Da qui? Dobbiamo essere pronti per Surtur, nel caso non ci volesse aiutare. Pronti? La profezia dice che lui e Sinmara si uniscono, ma chissà ora cosa penseranno. Vorresti provare a sottomettere questi esseri primordiali? Beh, non so. La guerra non si vince senza di loro, giusto? Siamo vicini. Riesco a sentire la fucina.
C'è una cassa nornana. Oddio, come facciamo? Facciamo. Ok, uno è fatto. E gli altri come li faccio? Vabbè ragazzi, ci proveremo nel prossimo video e troveremo anche questo gigante Surtr, che tra l'altro dobbiamo farlo ricongiungere con la moglie. Non so ragazzi, comunque siamo vicini a Ragnarok, questo è sicuro, e vedremo come andrà a finire con Odino. C'è assurdo ragazzi, Brock e Tyr era un Tyr fasullo. Vabbè, ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti.